Ciao, eccomi tornata con un nuovo video. Scusate la tenuta, la mise da casa, ma sono le 8:05, sono da poco tornata dall'università, però volevo farvi il video delle pucciosere che ho in casa. Lo dovevo dividere perché sono un po' parecchie le pucciosere. Prima cosa che voglio farvi vedere sono queste due, diciamo, mollette. Per fogli, composteria, comunque a forma di coccinella. È il mio segno preferito, quindi non posso fare a meno di loro. Chi non ha una matita di Hello Kitty? Questa mi è uscita da dentro al uovo di Pasqua, forse sì. Questa qui. Chi non ha la penna delle Winx? La penna delle Winx ha questo cuore. Qua si apre ed esce la penna. Beh, per comprare queste cose ho dovuto far finta di comprarle a mia nipote. Vabbè, vabbè. Sicuramente tutte avranno un poggiaborse, no? Anche se non mi trovo molto, però mi piace il disegno mi sembrano dei fiori di ciliegio, fiori di pesco, non lo so. Ditemi voi cosa sono. No, non saranno fiori di pesco e ciliegio. Comunque sono rosa, mi piacevano proprio perché erano rosa. Chi non ha questo portafogliettino, cioè portamonete più che altro, no? Di gomma, è molto si chiude, non si apre in borsetta, quindi molto molto comodo. Beh, chi non ha il blush con lo sfumino? Io ovviamente questo qua l'ho comprato solo per la pucciosia, cioè vi voglio far vedere quanto è bello questo, come si chiama? Ora l'ho detto. Non mi viene, comunque, puffettino qua. L'ho comprato solo perché è bello, ma della Rivel non proverei un bel niente, la verità. Infatti è intatto. C'è ancora la pellicola. Intattissimo. Ho preso solo la pucciosia. Beh, chi non ha i fazzoletti Regina con sopra loro, che sono bellissime, 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 bellissime. Da un altro vecchio, diciamo, vecchio uovo di Pasqua, e mi uscì della Pucca, mi uscì questo quadernino, bellissimo, forma di cuoricino, beh, non c'è scritto niente di che, e sono tutti fogli con appunto dei cuoricini, non so, molto, molto puccioso. Rimanendo in zona cuori, questi blocchi. Post-it, però non sono di quelli che non hanno l'adesivo, quindi si lasciano in questo modo. Io li utilizzo quando devo vendere dei prodotti. Allora la dedica la scrivo qui sopra a forma di cuore perché non lo so, mi piace. Ho poi questi sticker della Tui Tui che sono proprio vecchissimi, cioè io l'avevo alle superiori questi qua. E niente, ci sono vari adesivi con Hello Kitty. Poi, chi non ha sicuramente tutte le agendine giucciolesi a 1 euro? Io forse ce n'ho, ce n'ho anche la solita che avete anche visto su Instagram, quella fondo bianco e tutti i fiorellini rossi. Ne ho veramente tantissime e lo utilizzo davvero davvero tanto perché per ogni cosa metto una cosa differente. Questo anche l'ho utilizzato, un po' di meno. Questo è uno dei quadernetti dell'IKEA. L'ho utilizzato molto poco. Vorrei, cioè alla fine sì, si prendono le stampe differenti, però vi faccio vedere com'è dentro. Cioè è bianco, ha solo la parte, diciamo, esterna colorata in rosa, ma non hanno nulla di particolare. E poi questo porta post-it a forma di coniglietto che è troppo bello, qua cadranno. Comunque, sono
Sono fatti a forma di coniglietto e questi li avete visti quando io ho dato dei cosmetici. Vendo i cosmetici, scrivo la descrizione o ad esempio delle materie prime, le scrivo qui sopra perché mi piace tutto, diciamo, lo scrivere a mano. Chi non ha i portassorbenti? Loro della Nuvenia. Io ho questo qua tutto un celestino, però si è un po' ammatondato dentro la borsa, devo dire. Chi ha, non ha una fatina con i brillantini? Questa era una fatina di Barbie. Come vedete, aveva tutto il vestito pieno di brillantini. Io l'ho utilizzato. Sono dei sorta di polverina che metto sugli occhi, bianca più che altro. Poi, questo qui che ho preso appunto dai cinesi a vari scomparti. È fatto. Vabbè, cadranno le cose, è fatto così e poi c'è la tasca centrale e la taschina aperta qui. Poi questo portacellulare che è troppo puccioso perché dentro ha questo ricamo e questa che è della Walt Disney, che te ci metti dentro? Ci metto i trucchi, qualcosa che comunque deve stare molto molto sottile e non è male. Oddio, ci entra poca roba, però per essere puccioso va bene. Questa qui infine l'ho presa, è una scatola abbastanza grandicella, l'ho presa a un centro commerciale che ci sta qui, è Leclerc, nel supermercato Conad, e queste scatoline in latta. Dove io appunto, vabbè, in questo caso ci ho riposto tutta la roba di cartoleria. Ah, ecco quella che mi mancava, questa qui che è troppo troppo bellina, un'agendina sempre presa dai cinesi, con tutti questi scimmiette, scimmiettine, la penna inclusa all'interno. Guardate, io sto piena di questi diarietti qua e dentro sono fatti in questo modo. Veramente carina, carino questo diarietto. Non vi faccio vedere quello che ho davanti. Poi le ultime due cose che vi voglio far vedere sono questi sticker che comprai a Natale a forma di cuoricino, qualcuno l'ha utilizzato. E questi invece a forma di rombo e di perline, anche molto cucciosi. E questo set di diciamo di post-it con il fiorellino rosa. E questi qua che sono i soliti segnalibro che io utilizzo veramente tanto per appunto segnare le pagine che ci interessano. E nulla, non ho più niente qui dentro. Questa è la prima parte. Rimandiamo alla seconda parte per vedere le altre cose. Un bacio.